Nuovo originale logo scelto con un concorso di idee a cui hanno preso parte le scuole aquilane per il fondo etico dell'ANCE, che ha raccolto per ora oltre 100.000 euro di versamenti volontari delle imprese impegnate nella ricostruzione, già messe a bando per iniziative culturali e imprenditoriali. La cerimonia è stata l'occasione per il presidente del fondo, Aldo Mancurti, di fare il punto della raccolta fondi. Il primo semestre lo conoscete, adesso aspettiamo entro il 28 o il 30 agosto i secondi versamenti, quindi quelli relativi agli stati d'avanzamento dal 1 gennaio al 30 giugno 2016. Siccome i cantieri sono in fase di avanzata lavorazione, crediamo che i fondi arrivino più cospicui di quelli del 2015. Presente anche l'ex sottosegretario di Stato Gianni Letta, presidente onorario del fondo, che rivendica i meriti del governo Berlusconi nell'epocale sfida della ricostruzione e giudica ingenerose le critiche di chi ritiene che solo ora il processo sia sbloccato. Non voglio far polemica, ma mi sembra ingiusta una ricostruzione del genere, oltre che ingenerosa, perché tutti sanno quali furono le difficoltà. E il lavoro fatto durante il governo Berlusconi è stato preparatorio per i risultati di oggi. Non ci sarebbe quella selva di gru oggi, non procederebbe così spedita la ricostruzione oggi, se non si fossero risolti tutti i problemi di natura legislativa, burocratica, amministrativa, tutti i rapporti tra i vari soggetti chiamati a dare il loro contributo. È stato un lavoro lento, faticoso, che noi abbiamo preparato e svolto e che ha consentito oggi di raccogliere i risultati.